Buongiorno, buonasera. Allora, Giuseppe, sono disfatto. Dunque, è da tanto che non faccio un video, di argomento Juve, di cosa vogliamo parlare? Ma di cosa vogliamo parlare? E io sinceramente, ragazzi, non ho più voglia di vedere la Juve, non ho più voglia. Sinceramente, dai, ditemi la sincera verità. A quanti di voi piace a vedere una Juve che non dà anni? La serietà in questa Juve con questo allenatore? Scusatemi la voce nasale, ma è un po' la voce un po' rauca, ma diciamo che sono più sensuale, diciamo. A me piace avere questa voce rauca e molto, molto, molto intrigante. Dunque, lasciando perdere le cazzate. Comunque, ragazzi, non ci cischiamo. E non lo so, questa Juve qua ovviamente ha fatto una brutta stagione con delle prestazioni ignobili, una prestazione che non ci riguarda, noi tifosi non ci qualifica a sostenere una Juve ormai in tracollo con una società che ormai non esiste più. Ragazzi, non sto lì a dire sempre le stesse cose, perché siamo sempre lì a dire sempre le stesse cose, che Allegri non va bene per la Juve, questa Juve non ci piace, non trovi una goduria di vedere un gioco discreto, un gioco divertente. Fate quello che pensate di pensare, dite quello che pensate, bene? comunque, anzi, ma io sinceramente sono stanco di vedere una Juve quasi affannosa, cioè è affannosa questa Juve qua, è affannosa. Noi facciamo fatica con tutte le squadre, non abbiamo un'idea di gioco, non abbiamo la sicurezza di avere un controllo di palla, di avere un controllo di passaggio, di avere verticalizzazione e aperture, di voler concludere in porta, di fare un'azione degna di tirare in porta, fuori area, di avere una concentrazione psicologica, di voler concludere la partita in maniera discreta, in maniera consapevole di entrare in campo e di giocare a calcio. Ma non sono io il primo a dire che questa Juve non ha gioco, che dobbiamo subire questo allenatore qua e far intendere a questo allenatore qua che la Juve non fa per lui, o che la Juve non fa per che la Juve non fa per te. Comunque, ragazzi, scusate, ma sono un fiatin intontio, perché tra raffreddore, fiatine male a testa, quasi anche a stagione, è anche la stagione, è primavera. Ragazzi, adesso con la situazione di Bala, vendono giocatori che ormai sanno che alla Juve non valgono niente, abbiamo un allenatore che non sa allenare, vanno su altre squadre e sono fenomeni, ma chissà perché, ovviamente c'è un allenatore diverso, consapevole e con un progetto, con una mentalità di fare gioco. Ragazzi, tanto noi compriamo giocatori, noi cosa? Loro comprano giocatori, però non sono capaci, l'allenatore non è capace di sfruttarli in maniera consapevole, in maniera di costruire un'azione. Vlahovic, che non vediamo mai che segnano piuttosto i difensori, l'importante è che si segna, però non con la voglia di poter dire abbiamo giocato per vincere. Poi abbiamo tutti i giocatori, la squadra svogliata, la squadra che non ha, come dire, ogni volta si dice né capo né coda, eccetera eccetera, però ci sa che ormai non abbiamo più alibi. Questo allenatore qua si sta convincendo che la Juve ormai è casa sua, anzi era tanto casa sua, però non si accorge che ormai a noi tifosi ci ha rotto le palle di non vedere un bel gioco, di vedere non gioco. E solite cose, ragazzi, solite cose. Io non vado a fare tutti i tecnicismi, tutti i dettagli, di vedere come gioca la Juve, così. No, non puoi fare più analisi, non li puoi più fare analisi
tecniche di poter dire la Juve poteva giocare meglio. No, vede sempre lo stesso gioco, lo stesso orribile gioco, non c'è ritegno in questo allenatore qua che sia consapevole di essere alla Juve. Ma ragazzi, siamo stanchi. Poi ragazzi, il calcio ormai è cambiato, ma per campo europeo, campo internazionale, ma la Juve il calcio non è cambiato, è ritirato. Abbiamo un calcio ormai ritirato da un allenatore che ormai ha finito le sue carte, non riesce più a dare segno di migliorare le sue performance. E almeno diciamo la verità, indovinava i cambi, almeno quello indovinava, ma ancora ai primi anni o anche agli ultimi 2 anni che è stato alla Juventus, diciamo, non aveva un gioco spumeggiante, ma almeno indovinava i campi. E dopo che è ritornato alla Juventus non ha mai fatto niente, non ha più fatto niente, zero, sotto zero. E ragazzi, questo video lo faccio tanto per portare una mia considerazione questa Juve che non c'è più, la Juve che ormai non si dimostra più di essere competitiva con le squadre che hanno ormai l'impronta di avere mentalità, di avere un allenatore che li segue, un allenatore che li motiva, un allenatore che dà animo a giocarsela fino alla fine. Poi ragazzi, io mi annoio, ovviamente tutti, a vedere la Juve, e sinceramente io la guardo ma con molta indifferenza. Io di solito mi stufo a guardarla a fine primo tempo, il secondo tempo non lo guardo neanche, anche se sento telecronisti che è nata in vantaggio la Juve, però diciamo non ho più interesse di vedere anche i gol, di vedere l'azione in cui ha segnato la Juve. Non vedi più quell'interesse che ha dato luogo a seguire una squadra prestigiosa come la Juve. Cioè, sono andati a perdere quelle meraviglie di voglia di conoscere e di vedere la Juve che dà animo, che dà gioco, che dà uno stile, una voglia, un interesse verso il... Ormai si è perso anche quello. Ed è brutto, è una vergogna che anche la dirigenza non ha più idee di come gestire la Juve. Si sta perdendo tutto, ma nessuno si accorge, oppure potrebbe anche accorgersi, però sta zitto per non pensare che si sta perdendo tutto l'interesse. Non lo so ragazzi, questo video è buttato così, non ho idee proprio bene in testa di come fare questo video qua. Però ragazzi, la dirigenza ormai si vergogna anche di se stessa e ormai non ha più niente da dire, neanche in conferenza stampa. E non so dove finirà questa Juve, non so come finirà questa Juve. E io sinceramente mi vergogno anche a vincere in maniera non da vincere. La Juve ormai è vincente, ma soltanto per gli interessi di questo allenatore qua che è in panchina, ma per il resto per la gloria, per l'affetto dei nostri tifosi, per noi che andiamo allo stadio, per le vendite di magliette, sponsor, tutto. Ormai la Juve ha fatto una perdita di deludenza da parte di noi tifosi, ma anche i tifosi che vanno allo stadio non so cosa acclamano, non so per chi facciamo il tifo, per una squadra che ormai non esiste, non ci dà gloria di dire questa Juve ci piace, no. E dobbiamo ringraziare la dirigenza che tiene questo allenatore qua, spendendo soldi, spendendo interessi e avendo il conto nostro la vergogna di essere, mi dispiace anche dirlo, tifosi juventini, ma diciamo in maniera ironica, non abbiamo più voglia neanche di vedere una Juve vincente. Non lo so ragazzi, io sono scoglionato di vedere una Juve che ormai non ci riguarda più, non c'è più niente. Bene ragazzi, dai, io concludo qui
questo video. Scusate la scarsità della voglia. Come avete sentito, sono un po' chiuso di voce, di cosa, ma non male. È la primavera, i primi amori, per dire. Niente, ragazzi, dai. Speriamo in un futuro migliore. In un futuro migliore. Ragazzi, parlare con il naso, ragazzi. Essere chiuso non ti viene tanto... La voglia di dire le cose benissimo. Però, ragazzi, ci sentiamo alla prossima. Va bene? Ciao, ragazzi, però sapete che ormai la Juve non esiste più. E passo e chiudo. Non vi dico neanche di iscrivervi al canale. Provate. E niente. Ragazzi, tanto bene. Forza Juve. In un futuro, ma lo diremo in un futuro molto, molto, molto lontano. Quando questa Juve ci crederà veramente. Ciao, ragazzi.